Prima riunione della nuova giunta regionale ridisegnata nei giorni scorsi dal presidente Roberto Chiuto. Debutto per le assessore Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo. Caterina Capponi che ha le delega alle politiche sociali, alla cultura, allo sport, alle politiche giovanili, alle infrastrutture sportive e alle pari opportunità, è dirigente della Lega, dove è entrata nel 2017. Provenendo dal mondo della scuola addetto, ho potuto dare un significativo contributo in questo settore, rendendo questa esperienza particolarmente Allora, gratificante. le deleghe, oltre alle politiche sociali, sono deleghe molto importanti. C'è la delega alla cultura, alle politiche giovanili e alle infrastrutture sportive. Voi capite, non lo dovrei dire, che il mondo della cultura mi affascina particolarmente per il percorso da docente, da scrittrice, da grande conoscitrice di anche alcune tematiche storiche e culturali. Sicuramente la prima attenzione saranno le politiche sociali, perché come voi ben sapete le politiche sociali sono la linfa, sono di primaria importanza per una regione come la Calabria. Maria Stefania Caracciolo, assessore ai lavori pubblici e all'istruzione, ha svolto una carriera prefettizia, arrivando ad essere la vicaria della prefetta di Reggio Calabria. Ringrazio il presidente Occhiuto, ha detto, per il delicato incarico che ha inteso affidarmi e che onorerò con lo stesso senso di responsabilità e con la stessa dedizione con la quale ho lavorato nello Stato per 36 anni. Sicuramente assicuro in questa mia nuova veste tutto l'impegno con le modalità che ho portato avanti nella mia attività lavorativa anche nei vari comuni amministrati. Io ho amministrato 8 comuni calabresi. E questo modus operandi lo porterò anche qui in questa mia nuova veste, ponendomi quale attenta interlocutrice delle istanze del territorio a servizio dell'intera comunità calabrese. Sono certo che i cittadini della Calabria voterebbero contro l'autonomia differenziata in un eventuale referendum. In generale al sud credo che finirebbe 90-10 o 80-20. I cittadini la vedono come molto divisiva e quindi la contesterebbero in questo modo. Al nord poi questo risultato non sarebbe compensato. Ci sono tante altre priorità prima dell'autonomia, anche per i cittadini del nord: sicurezza, pressione fiscale, la semplificazione, la riduzione dei giorni di attesa per avere una visita medica. Io ho consigliato prudenza alla mia coalizione anche per questo. L'ha dichiarato Roberto Chiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia, ospite a Start su Sky TG24. Sui referendum contrari all'autonomia, ha detto poi Occhiuto, in merito alla situazione calabrese, deciderà il Consiglio regionale. Io non credo che la legge sia incostituzionale, credo però sarebbe stato più prudente approfondirla meglio. Rilevo che il tema è diventato ideologico, di scontro politico tra centrodestra e centrosinistra. Penso sia un tema così importante che questo clima non aiuti la discussione che andrebbe affrontata con coraggio. Destano profondo imbarazzo e inquietudine le dichiarazioni rilasciate dal governatore della Calabria, Roberto Chiuto. Il presidente ha spiegato come il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata passerebbe a grande maggioranza al sud perché i cittadini non condividono l'impianto penalizzante della normativa. Non solo, Chiuto dice altresì che anche al nord la legge non avrebbe consensi in grado di sovvertire tale andamento, in quanto anche i cittadini delle regioni settentrionali avrebbero altre priorità, sanità e sicurezza tra le altre, prima delle questioni legate all'autonomia. E allora perché la nostra PPA sul referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata non è stata portata in consiglio regionale e calendarizzata in commissione soltanto all'ultimo giorno utile? A chiederselo sono i consiglieri regionali del gruppo del PD della Calabria che invitano ancora una volta il presidente Occhiuto a smetterla di fare melina e ad assumere una posizione coerente con le sue dichiarazioni pubbliche. Non è consentito al governatore, affermano ancora i consiglieri Dem, di prendere per i fondelli l'opinione pubblica con dichiarazioni contro l'autonomia differenziata e atti amministrativi e politici a suo favore.
se è vero quello che dice pubblicamente, o più sia coerente e faccia arrivare la nostra proposta di provvedimento amministrativo immediatamente in consiglio regionale e le voti insieme a noi, altrimenti scelga la strada del silenzio e si assuma le responsabilità di aver avallato una riforma che affosserà definitivamente il Sud. La Will Calabria ha avviato le attività per la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata. Il banchetto nella mattinata di giovedì è stato allestito a Catanzaro. Nonostante la giornata fosa, in tanti sono arrivati per apporre la propria firma contro l'autonomia differenziata. Presente anche la segretaria regionale Maria Elena Senese. Ascoltiamo in questa intervista Angelo Arturi della Will Catanzaro. Perché dire no all'autonomia differenziata? Voi oggi illustrate ben 6 motivi. Allora, noi diciamo no per la L'autonomia differenziata e sì, i cittadini di questa regione in modo particolare dovrebbero proprio correre a mettere la firma. E posso fare un esempio: io qualche mese fa ho fatto una protesi al ginocchio sinistro e sono andato a Milano perché la nostra sanità sappiamo tutti come funziona. Da oggi in poi questo problema, questo non potrà più essere fatto. Questo è un motivo importantissimo, cioè uno non si può più curare fuori dalla città, fuori dalla propria regione. Se volesse curarsi, si può curare, ma pagando. È già un'altra cosa. Perché questo fatto? Uno dice, ma com'è possibile? È possibile perché con l'autonomia differenziata, se ha la regione, ha i soldi e li concede e può pagare la regione in cui tu vai a lavorare per fare l'intervento. E allora in quel caso la regione paga. Ma se non hai i soldi, la regione che ti opera o interviene su di te e dice, mi dispiace, la tua regione non ha soldi, non ti possiamo. O non possiamo intervenire e curare tutti i Si tempi. creeranno sempre più divisioni, una forbice tra nord e sud. Bravo, questo è una grande forbice tra nord e sud, cioè voglio dire, i soldi che i cittadini calabresi pagano di tasse per la gestione della regione non basteranno. Immaginate le regioni ricche come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia, queste regioni con il loro surplus di tasse che avranno potranno dare vantaggi a tutti. Faccio un esempio, anche i medici possono dire ti diamo un extra se lavori in più. E i nostri medici che faranno? Già è così strana la nostra sanità, si sposteranno chiaramente dove verranno pagate di più. È così nella scuola, è così negli altri settori. Sempre più squilibrio. Sempre più squilibrio. Quindi questo è il motivo per cui invito e continuo a invitare tutti i calabresi e i meridionali in genere di andare a votare. Di venire a votare ai nostri gazebi, ma non solo ai nostri, tutti i gazebi che parlano contro l'autonomia differenziata. Grazie. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuta, e l'assessore al lavoro e alla formazione professionale Giovanni Calabrese hanno presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della cittadella regionale a Catanzaro l'avviso pubblico di un'AMSI riguardante incentivo alle imprese per nuove assunzioni con una dotazione di 35 milioni di euro. Il bando, hanno detto Chiuta e Calabrese, mira a ridurre la disoccupazione e promuovere l'accesso al mercato del lavoro di soggetti disoccupati. Questo è un bando a sportella, ha proseguito Chiuto, che consente alle imprese di accedervi senza le lungaggini burocratiche che solitamente si verificano. Sostanzialmente, ha continuato Chiuto, finanzieremo le imprese fino al 50% dei costi salariali, fino al 75% se si tratta di categorie svantaggiate. L'obiettivo, ha aggiunto Calabrese, è di creare 3.000 posti di lavoro in Calabria. Un bando a sportello, un bando che guarda le aziende calabresi che possono assumere i disoccupati, un avviso che copre il 50% dei costi salariali fino al 75% in base appunto ai requisiti dei disoccupati. E per noi è una misura importante perché l'obiettivo appunto è quello di creare nuova occupazione in Calabria, dare una risposta ai tanti disoccupati, creare le condizioni per rimanere in Calabria. Credo, ha affermato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, che questo bando porti con sé diversi aspetti interessanti e positivi per il mercato del lavoro calabrese. È evidente che quando si investe, la combinazione, diciamo, la funzione di produzione esige capitale fisico, ma poi esige anche lavoro. E quindi è evidente che questo è un bando che per certi versi va a rispondere a quell'esigenza di agevolare anche il sistema produttivo nell'assunzione e quindi nel formare l'organico necessario per rispondere a quelle che sono le sfide del futuro.
Gli incentivi destinati alle imprese, ha detto il direttore generale del Dipartimento Lavoro Fortunato Varone, copriranno le spese per nuove assunzioni per un massimo di 12 mesi nel caso di soggetti svantaggiati e 24 mesi per soggetti molto svantaggiati. L'importo riconosciuto è pari al 50% dei costi salariali ammissibili nel caso di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati e pari al 75% dei costi salariali ammissibili nel caso di soggetti con disabilità.